in questo numero di Alpe Adria Magazine. Restare in allenamento anche da anziani o dopo un trauma. L'esperienza di Bolzano. Andrea Salute, kinesiologo, arriva a casa di Katia per una seduta di AFA, l'acronimo di attività fisica adattata, ovvero attività motoria sotto la guida di istruttori qualificati per migliorare la propria condizione fisica. È un'attività fisica che si rivolge a quelle persone che soffrono o che sono in particolari condizioni di salute, come per esempio le famose artrosi, le famose lombalgiatalgie, le lombalgie croniche, che hanno bisogno di un intervento quale l'esercizio fisico, l'attività fisica in generale, per trovare o una risoluzione o un miglioramento, ecco, della stessa. Ripetere una decina di volte il movimento, benissimo, e prova a coordinare anche la respirazione. Sul collo. Katia, infermiera all'ospedale di Bolzano, ora in pensione, in seguito a una seria patologia, sta cercando di recuperare la mobilità articolare. Spesso si reca in palestra, sempre seguita da Andrea, ma quando non è possibile, il kinesiologo la segue a domicilio. Dà un po' fastidio sul collo, vero? Ok, ci fermiamo un attimino prima che senti dolore, in caso, ok? Condizioni dolorose frequenti, malattie che hanno modificato la propria vita, conseguenze dovute a incidenti. Gli esercizi proposti possono intervenire in queste situazioni. Lo scopo è di permettere al paziente di eseguire gli esercizi di riabilitazione a casa propria e nella massima autonomia. Su di nuovo. Come dico sempre, questi esercizi li puoi eseguire da sola, non hai bisogno di... Sono esercizi semplici ma molto efficaci, soprattutto se eseguiti quotidianamente e con costanza. Katia sta seguendo il programma AFA da un paio di mesi e ha già notato miglioramenti della propria condizione fisica. Ho iniziato con parecchi problemi, parecchie difficoltà di equilibrio, difficoltà di movimento, non riuscire a fare le scale, ad esempio, senza tenermi. Nella mia condizione, anche con le patologie che ho, una cosa piccola mi comporta un gran beneficio proprio a livello mentale. Molto bene. Indietro, coordinando, partendo già. A differenza delle altre attività che vengono proposte orizzontalmente a gruppi di persone, nell'attività fisica adattata la persona è al centro e l'attività viene adattata sulla base della condizione di salute, la condizione, la capacità fisica e motoria della persona stessa, con l'obiettivo finale quello di migliorare la qualità di vita della persona, soprattutto nel contesto sia di salute ma anche sociale, relazionale. Credo che ci voglia la costanza e l'impegno e avere sempre la sicurezza e che andrà meglio. Porta il ginocchio verso l'alto il più possibile, buttando fuori l'aria, molto bene. Lo accompagni lentamente a scendere, quindi nel ritorno anche lento, controllato. E andiamo sul lato opposto, brava, hai recuperato già la posizione sulla schiena, sei sentito, vero? Te ne accorgi, ti correggi da sola. Entrare in empatia, in relazione con la persona, definire insieme gli obiettivi, farle capire anzitutto quello che sono i suoi potenziali, le sue risorse, le sue capacità e partire da quello. Sono importanti le pillole di movimento e la costanza. Gli esercizi proposti non necessitano di ausili speciali o macchinari complicati. La persona è così facilitata e incoraggiata a seguire il compito anche a casa propria. L'attività fisica adattata è proposta dalla WISP in alcune città dell'Alto Adige col sostegno della provincia autonoma di Bolzano, sia in palestra che a domicilio per persone con ridotta capacità negli spostamenti. Io conto fino a 10, 2, 3... Il prossimo anno vado a fare la maratona di New York con Andrea. Toma, che bel sogno. Ciao Katia. Ok, grazie Andrea. Ciao. Ci vediamo giovedì allora. Ci vediamo giovedì. Okay. Grazie. Ciao. Zoe, dai che andiamo a passo. Dai, andiamo.